possiamo iniziare riprendendo, no, da dove eravamo, ci eravamo fermati ieri, in termini di costrutti grafici per i diagrammi di attività. Quindi vediamo ancora alcuni tipi di costrutti, quelli un pochino più avanzati, e poi dedichiamo un po' di tempo a ragionare su un esempio. Quindi ieri eravamo arrivati a parlare di interazione con l'esterno, e questo esempio qui metteva un po' insieme tutte le cose che avevamo visto: gli eventi, segnali inviati, segnali ricevuti, momenti di attesa, generazione dei token e cose simili. Altri dettagli, altri arricchimenti, no, che possiamo descrivere su un diagramma di attività, ad esempio, sono relativi alle informazioni che vengono scambiate attraverso, diciamo così, il flusso del token quando si passa da un'attività a un'altra. No, l'abbiamo sempre detto fin dall'inizio, del tipo che quando un'attività finisce e un'altra inizia, quella seconda può iniziare essenzialmente perché l'attività precedente ha preparato, ha fornito, ha messo a disposizione delle informazioni, dei dati da qualche parte sui quali l'attività successiva può lavorare, e può lavorare solo perché quei dati ci sono. Ecco, noi possiamo rendere esplicito di quali dati, di quali informazioni si tratti, anche direttamente sul diagramma dell'attività. E questo aggiungendo un tipo di nodo che si chiama nodo oggetto. Un oggetto, nella terminologia della programmazione oggetti, non è altro che un'istanza di una classe. Nella modellazione concettuale noi disegniamo le classi, cioè i tipi di informazione che abbiamo. Quando io ho l'informazione utente oppure ordine, no, per seguire l'esempio che facevamo ieri, se una classe ordine avrò tanti oggetti che sono l'ordine numero 1, l'ordine 2, l'ordine 3, l'ordine 4, l'ordine 5. Quindi lo specifico in pacchetto di informazioni legato a quella classe di oggetti, a quella classe di, concettuale su cui il mio sistema informativo lavora. Allora, un nodo oggetto è proprio una specifica di quale informazione specifica, proprio, scusate il gioco di parole, proprio la descrizione di quale informazione specifica viene trasmessa da un'attività a quella successiva. Sono informazioni che sono tendenzialmente, appunto, prodotte dall'azione precedente e consumate, utilizzate dall'azione successiva. Ad esempio, quando parliamo di esami, può esserci l'azione di dare il voto all'esame, quindi l'azione di correggere, di valutare, e l'azione di registrare poi quel voto. Ovviamente sono legate da una dipendenza sequenziale, cioè la registrazione del voto può avvenire solo dopo che ho finito di correggere l'elaborato, se no che voto registro? Sarebbe tanto più facile, ma purtroppo non funziona così. Ovviamente questa seconda azione dipende dal risultato di quella precedente, nel senso che c'è un'informazione che viaggia. E qual è l'informazione? In questo caso è il voto. In questo caso il voto è un oggetto semplice, un oggetto di tipo intero, potrebbe essere un oggetto di tipo più complicato, questa è la classica sintassi, nome dell'oggetto, due punti, nome della classe. Quindi un grade che è un oggetto di tipo integer. Se fosse un ordine potrebbe essere ordine d'acquisto, due punti, ordine, che è quando questa è la classe. Quindi diciamo sulla destra, quando lo indichiamo il nome di una classe, probabilmente una delle classi del mio modello concettuale, anzi auspicabilmente una delle classi del mio modello concettuale. Non c'è nulla che mi obblighi a farlo, ma conviene ovviamente avere come sempre la coerenza tra i vari tipi di modelli. Quindi questo fa capire che scopo dell'attività superiore, dell'azione precedente, è quello di, tra le altre cose, ma è quello di generare quel valore che è un oggetto di un certo tipo, e valore che verrà sicuramente usato dall'azione successiva. Questa è
non introduce un nodo intermedio, un passaggio intermedio, anche se non mi piace tanto come è disegnata, ma purtroppo lo standard UML prevede così, con due frecce separate, sembra quasi che siano due passaggi separati. In realtà questa, diciamo che è un'annotazione della dipendenza sequenziale tra le due attività. È come se io avessi una freccia che va da Assess Exam a Record Grade e dicessi, guarda, questa freccia ti spiego bene che su questa freccia viaggia questo oggetto. Perché poi la semantica è di questo genere, nel senso che non ci si ferma a metà. Viene creato un oggetto con un certo valore e questo oggetto viene trasmesso da una azione all'altra senza fermarsi, il token si ferma qui, avviene questa attività, viene creato l'oggetto, si passa all'attività successiva, l'attività successiva consuma o perlomeno utilizza l'informazione e poi il token prosegue. Quindi non è un passo in più, ma è semplicemente una specifica di quale informazione viene passata da un oggetto all'altro. Quasi ogni transizione può essere annotata in questo modo, no? Specificando quali informazioni. Poi, ovviamente, come sempre, in funzione del livello di dettaglio a cui vogliamo arrivare, lo faremo di più, lo faremo di meno, lo faremo sistematicamente, lo faremo solamente sui punti più importanti, o descrivendo gli oggetti più importanti. Quindi questo è un metodo. Questa figura semplicemente riassume delle scorciatoie grafiche, quindi non c'è nulla di nuovo, nel caso in cui il diagramma di attività diventi troppo complesso, troppo grande. Allora, quando cominciare una freccia che va da un'azione a un'altra, deve fare il giro di mezzo foglio, è facile perdersi. Allora, c'è un modo di indicare dei connettori, cioè questo AA è di fatto un ponte nell'iperspazio che collega questi due punti. Quindi anziché fare una freccia da un'azione a un'altra, è possibile portare la freccia fino a un connettore e poi riprendere questo connettore da un'altra parte del foglio e continuare. Quindi semplicemente riportare dentro il cerchio, possiamo mettere quello che vogliamo, no? Tipicamente si mettono delle lettere o dei numeri e ovviamente a lettera uguale corrisponde, diciamo così, l'identità dei connettori. Quindi è solamente un artificio grafico, non cambia assolutamente nulla, no? Può aiutare solamente quando il disegno è troppo complicato, soprattutto quando uno magari lo fa a mano e si dimentica un pezzo, piuttosto di farlo sacrificato in un angolo illeggibile, è meglio mettere un rimando e farlo con calma a parte, no? Queste due coppie, la prima e la seconda parte della figura, sono assolutamente equivalenti, no? Da questo punto di vista. Sono due modi diversi di disegnare la stessa cosa, che in questo caso è una dipendenza sequenziale. Le ultime due, la terza e la quarta parte della figura, anche sono tra di loro equivalenti, è una notazione alternativa per indicare l'oggetto trasferito, no? L'oggetto abbiamo appena visto, un nodo oggetto significa che tra la ricezione dell'ordine e l'esecuzione del pagamento viene scambiato un oggetto che si chiama the order, che sarà probabilmente di tipologia order. Un modo diverso di disegnare la stessa cosa, quindi con la stessa semantica, lo disegno semplicemente diverso, sono queste protuberanze che vengono chiamate pin, piedini, che ricordano che praticamente questo oggetto genera qualcosa e quest'altro oggetto riceve qualche cos'altro, ricorda un po' la connessione, non infilare un piedino in un connettore. È un modo diverso graficamente di indicarlo. Direi che non ci sono, se vogliamo, dal punto di vista del percorso del token, questo secondo è un pochino più chiaro, no? Nel senso che non c'è nulla a metà del percorso, si vede che il token fa un passo solo da qui a qui, e nel fare questo passaggio, quando esce da questo nodo, si carica di un oggetto che poi deposita al nodo di arrivo con questo nome. A questo punto potrebbero anche essere leggermente diversi i nomi, perché uno è il nome della variabile con cui lo creo, l'altro è il nome della variabile che uso per elaborarlo. Questo però, siamo così a livello di finezza, altrimenti il significato è esattamente lo stesso. Solo perché così nell'interfaccia del programma vedete entrambe le possibilità, le potete usare indifferentemente.
Mentre invece un'altra aggiunta ai diagrammi di attività che porta informazione utile, questi erano, quelli precedenti erano solamente, se vogliamo, varianti grafiche, è quella delle cosiddette swim lane. No? La swim lane tradotta è la corsia della piscina, no? Quindi la piscina hai tante corsie in cui i vari, diciamo così, nuotatori, no? Gareggiano. Perché lo ricorda dal punto di vista grafico? Il costrutto delle swim lane o delle corsie serve per specificare le responsabilità o i ruoli dei vari attori che devono svolgere le azioni. Per capirci, vediamo l'esempio. Questo, dimenticate per ora le corsie, questo è un qualunque diagramma di attività, delle dipendenze parallele, sequenziali, eccetera. Non stiamo ancora a analizzarlo nel dettaglio. Il fatto di aver diviso il disegno in corsie, no, ci ha permesso di etichettare ciascuna corsia con la persona o l'elemento organizzativo aziendale che è responsabile di condurre quella azione, quelle azioni che compaiono all'interno della corsia stessa. Quindi anziché disegnare le varie azioni collegandole in modo libero, incolonno, è come se le colorassi in modo diverso, no? In colonne diverse le azioni in funzione di chi le deve compiere. Quindi in questo caso è un processo, tra virgolette, manuale, per cui gli attori che sono là sopra sono tutti attori umani, no? Sono tutte persone. Ma potrebbe essere che alcune di queste colonne siano etichettate con i nomi di un sistema informativo o di una parte del sistema informativo e altre invece con gli utenti. In modo che sia chiaro, o con funzioni aziendali diverse, in modo che sia chiaro chi deve fare questa cosa. Dovrebbe essere già chiaro dalla descrizione dell'attività. No? Il fatto che l'azione di insegnare competa al docente, si spera che sia così, no? Quindi è l'azione stessa, il tipo di azione stessa che implica chi la deve fare, però a livello di documentazione è molto più chiaro così, anche perché fa capire, no, le interazioni che ci sono tra i diversi attori. Allora proviamo a seguire, perché questo è seguiamo a questo punto l'esempio. Qui parla del processo, in certo senso, di erogazione di un corso, no? All'interno del nostro Politecnico. Per cui tutto inizia quando il corso viene definito. Allora a questo punto, all'inizio dell'anno, il docente definisce il programma del corso, quello che viene pubblicato sul portale. Dopodiché, una volta che il programma del corso è definito, gli studenti si possono iscrivere, no? Inserire quel corso nel carico didattico. E in parallelo l'amministrazione raccoglie le iscrizioni degli studenti, quindi crea l'elenco alla fine del periodo di iscrizione, crea l'elenco degli studenti del corso. Poi non sappiamo, noi sappiamo che non funziona così, perché l'elenco degli studenti va avanti fino all'ultimo giorno, perché continuano ad esserci piani di studio individuali che via via vengono approvati, studenti stranieri, Erasmus che arrivano, eccetera, quindi non è mai semplice così, per cui raccolgo l'iscrizione, a iscrizioni chiuse faccio l'elenco e quell'elenco diventa definitivo, ma fa lo stesso. Questo elenco in realtà viene costruito iterativamente, non viene costruito una volta sola. Dopodiché a un certo punto il corso inizia. Il corso inizia significa che da un lato il docente inizia a insegnare e gli studenti iniziano a seguire e studiare quel corso stesso. Qui non è descritto in questo diagramma di attività, ma si presume che questi due blocchi siano sincroni tra di loro, nel senso che uno venga nell'aula
lo studente di quel corso venga nell'aula quando c'è il docente di quel corso lì, perché altrimenti questo no, qua, in questo disegno non è specificato. E poi al termine del corso, il corso termina quando tutto è concluso, quando il docente ha finito di insegnare ciò che deve fare, lo studente ha finito di seguire le lezioni, la segreteria ha finito di definire l'elenco definitivo di studenti, si può passare agli esami. Anche, e quindi la fase successiva, qui abbiamo un punto di sincronizzazione. Se vogliamo, questo è un diagramma strutturato, da qui a qui c'è la fase di erogazione del corso. La fase di erogazione del corso comporta attività diverse da parte di persone diverse. Ciascuno nella propria colonna, diciamo così, svolge le proprie attività. Quando abbiamo una dipendenza, in questo caso sequenziale, all'interno della stessa colonna, è lo stesso attore, no? Chiamiamo attore le persone che svolgono questi ruoli, è lo stesso attore che sequenzializzerà, organizzerà le proprie attività. Quando invece ci sono delle dipendenze che attraversano le swim lane, vanno da una corsia all'altra, significa che è implicata una comunicazione tra i vari attori. Cioè, in qualche modo lo studente, se deve inserire un corso nel carico didattico, deve sapere che c'è. Quindi questa freccia qui significa che in qualche modo il programma che il docente ha definito viene comunicato allo studente. Non è solo che l'ho definito e sono contento, sono bravo, ce l'ho scritto in un cassetto nel mio ufficio. No. No, perché c'è una freccia che fa sì che questo dipenda da questo, oltre ad altri che dipendono da questo, perché qui c'è la moltiplicazione del token, ma guardiamo solamente questa freccia, questo enroll può avvenire solo dopo define syllabus. E quindi qui ci starebbe bene un nodo oggetto che è il testo del syllabus, che viene trasferito e poi chiediamoci come, dal docente allo studente. Il come non è ancora il nostro problema adesso, adesso stiamo definendo il processo, quali informazioni viaggiano da chi a chi. Poi prima o poi dovremmo dire sì va bene, ma come? Glielo mando via mail, gli telefono a casa, lo metto sul portale e poi se lo va a vedere, questa è l'ultima, quella che avviene da noi. No? Però le modalità non fanno ancora parte della definizione del processo. Il processo si occupa delle sequenzialità logiche e delle informazioni scambiate. Quindi ogni volta che c'è una freccia che attraversa diverse, che passa da una corsia all'altra, significa che in qualche modo dobbiamo mettere in piedi una comunicazione tra attori diversi. Anche qua, se vogliamo, questa freccia verticale dice che un docente, affinché possa insegnare il corso, deve sapere qual è il programma del corso. Però, sì, è vero, no? È anche vero che, essendo la stessa persona, essendo lo stesso attore, è facile che lo sappia, no? Crea meno problemi, a volte c'è un trasferimento di conoscenza che è implicito. È vero che io, dopo che ho scritto il programma, quando comincio a studiare, a insegnare, dovrei andare a leggere il portale per sapere cosa ho scritto e quindi insegnare queste cose, no? Però non è un passaggio che logicamente c'è, ma poi praticamente è implicito, no? Quindi i trasferimenti più importanti sono sempre quelli che passano da un attore all'altro. Dove come attori qui sono persone fisiche, ma potrebbero essere parti dell'azienda, potrebbero essere moduli diversi del sistema informativo, dove lì effettivamente c'è un trasferimento di dati esplicito. E questo trasferimento di dati di fatto fa partire le attività. Ecco, dicevamo, il primo blocco tra il join, tra il fork e il join, raccontava come si svolge le attività che si svolgono da parte dei vari attori durante il semestre di erogazione del corso. Poi c'è la parte finale, la parte successiva, che invece racconta cosa succede durante gli esami. Allora, durante gli esami, qui in realtà l'esame è diviso in due parti, la prenotazione e il sostenere l'esame vero e proprio. La prenotazione implica anche qua che gli studenti si iscrivano e l'amministrazione, quindi in realtà qui sotto amministrazione ci possiamo leggere il portale della didattica, raccoglie queste istruzioni.
al termine delle iscrizioni, vabbè, poi ci sarà la data in cui lo studente sostiene l'esame. Nel frattempo, cioè prima di questa data, il docente la notte prima oppure due settimane prima, a sua scelta, prepara l'esame. L'importante è questo, ciò che mi dice questo punto di sincronizzazione, questo join, è che nel giorno dell'esame io devo avere l'elenco degli studenti chiuso, definito, e il testo dell'esame pronto, se no non posso fare l'esame. Queste sono queste due informazioni. E allo studente ovviamente arriva l'elenco degli esami, cioè il testo dell'esame, scusate, l'elenco non interessa. L'elenco, come vedete, arriva nella colonna del docente. Questo punto di sincronizzazione è in mano al docente, e quindi qua c'è un'informazione che dice queste sono le persone a cui devi dare l'esame. Devi dare il testo d'esame e poi registrarlo e correggerlo. Dopodiché, fino a qua, il lavoro dello studente è finito, nel senso che ha fatto l'esame e l'ha consegnato, qui ci potrebbe essere un nodo di scelta, consegna, si ritira, eccetera, eccetera, in questo caso non c'è, l'abbiamo semplificato, e poi c'è, invece, torna il lavoro al docente che deve dare il voto, quindi valutare il compito e pubblicare i voti. Questo è il pezzettino che avevamo visto nell'esempio di prima. A un certo punto, una volta che i voti sono pubblicati, lo studente li vede, riceve la valutazione. E di nuovo qua c'è una freccia che comporta un'informazione, cioè il voto che tu hai preso, che viaggia da un attore a un altro. Nel caso specifico nostro, quando io carico i voti sul portale e schiaccio il tastino pubblica, il portale manda a ciascuno di voi una mail che dice, non vi dice il voto, sarebbe troppo bello, ma troppo facile, vi dice guarda che c'è se ti colleghi al portale vedi il tuo voto, ok, che ti è stato appena pubblicato, appena proposto. Quindi questa è la forma concreta in cui avviene questa comunicazione. Quella di prima invece, visto che stiamo guardando le frecce che attraversano le corsie, invece avviene in modo non gestito dal sistema informativo. Cioè, mi date il compito in mano e sperate che io non lo perda, no? Ma non mi è tracciato in nessun modo questo dal sistema informativo, il fatto di chi si sia fisicamente seduto e chi abbia fisicamente consegnato il compito nelle mani del docente. Questo è un passaggio che viene tra persone, mentre quest'altro è un passaggio di informazioni sempre che è mediato dal sistema informativo. Questo è un modo. Di nuovo è il come. Perché qui è disegnato in modo uguale, anche se si svolge in modo completamente diverso? Ma perché il diagramma di processo non si preoccupa del come avvengono le cose, ma si preoccupa del quali informazioni e quali azioni debbono essere svolte. Poi può essere realizzato in tanti modi diversi. Io avrei potuto, come si faceva una volta, stampare l'elenco dei voti e appiccicarlo fuori dal dipartimento, era un altro modo diverso per realizzare lo stesso tipo di cosa, lo stesso tipo di passaggio di informazione. E il processo sarebbe stato esattamente lo stesso. Quindi vediamo anche un'evoluzione che ci sta dietro, nel senso che a parità di processo io questo processo lo posso implementare, automatizzare di più o di meno, farlo evolvere, migliorarlo, andando a migliorare i singoli passaggi, le singole operazioni, le singole trasferimenti di informazione. Dopodiché in questo caso c'è un certo tipo di conferma del voto da parte dello studente che decide di non ritirarsi, di non rifiutare il voto, e quindi a questo punto il docente può confermare i voti. Quello che nel nostro portale c'è un bottoncino che si chiama consolida. Vuol dire che questi due voti qua diventano definitivi. In realtà qui a volte c'è l'orale, c'è l'interazione, c'è mi ritiro, c'è voglio provare a ridarlo, è un po' più, il processo reale ovviamente è più complesso, questa è la versione base, minima. Alcuni miei colleghi, appigliandosi a, diciamo così, delle norme, che in realtà sono quelle minime di legge, dicono ma io una volta che ho pubblicato un voto, quello è.
non tutti i docenti, non solo nel vostro caso, ma non tutti i docenti ad esempio permettono di rifiutare un voto. Si dicono, una volta te l'ho dato, te lo tieni. No? Se non lo volevi, avvi solo da non consegnare, oppure da non presentarti, cose di questo genere. No? Questo, a quanto pare, è un'interpretazione corretta, no? Cioè, non è che stanno facendo qualcosa di male, stanno facendo qualcosa in modo diverso. Allora, in quel caso, il diagramma sarebbe stato diverso, perché sarei andato da publish grade direttamente a confirm grade. Cioè, lui pubblico e subito dopo li confermo. Poi, in parallelo, ovviamente, lo studente li legge. Ma qui, anziché avere, appunto, una doppia sequenza, pubblico, lo studente li vede, li conferma e il docente li registra, avrei avuto uno split, no? un fork che dice a un certo punto, dopo che li ho pubblicati, in parallelo lo studente li vede e poi basta, non interagisce più. E il docente li registra. Quindi avrei avuto qua una fork con due frecce che andavano in queste due direzioni. E poi una bella join qua sotto a termine processo. Questo record grade che c'è in basso a destra è il fatto che il sistema informativo, sempre il portale della didattica, a un certo punto questi voti che il docente ha confermato vengono salvati, no, nel proprio sistema informativo e rimangono a questo punto, da questo momento in avanti hanno valore legale. Prima è solamente una valutazione che il docente dà, una, diciamo così, parte della comunicazione tra studente e docente, da questo momento in poi sono un documento ufficiale, registrato nel sistema informativo. Dimmi, c'è una domanda. Ah? Sì. No, non più. No, no, infatti devi fare un join da qualche parte qua sotto. Quindi, perché altrimenti il token non può, il token deve poter proseguire, deve morire da qualche parte. Allora io lo faccio morire qua sotto, non metto un punto di sincronizzazione prima, no? Ad esempio qua o qua, perché non mi interessa aspettare nulla dallo studente. Semplicemente il punto di sincronizzazione lo metto prima della fine del processo. Quindi metterei un fork qui e un join qua sotto. Oppure, vabbè, qui c'è, oppure vi faccio vedere tra un attimo come si fa a distruggere il token anzitempo, c'è un costrutto apposta per farlo, se un token che deve, se un ramo del token che deve morire, c'è un modo per ucciderlo, tra due slide. Beh, questo è un altro esempio dove fa vedere in più anche dei nodi di scelta, sempre relativo al processo di ordinazione, quindi il cliente che fa un ordine, il dipartimento, diciamo, il reparto vendite verifica se il materiale che ho ordinato è in magazzino oppure no, cioè se ce l'ho disponibile o no. Se ce l'ho disponibile posso elaborare l'ordine. Se non ce l'ho disponibile dovrò capire cosa c'è e comunicare col magazzino per farmi mandare il materiale corrispondente a quell'ordine. Dopodiché, una volta che ho il materiale, quindi se ce l'avevo, bene, se non ce l'avevo ho dovuto fare una parte di processo aggiuntivo per ottenerla, posso passare all'esecuzione dell'ordine, il che vuol dire che da un lato il cliente riceve la merce che ho ordinato, cioè io gliela spedisco, e dall'altro gli mando anche la fattura. Poi quando lui ha ricevuto sia la merce che la fattura, la paga, e avendola pagata io posso chiudere il processo di ordine. I punti di inizio e di fine in realtà li ho messi qua nella colonna del customer, ma è irrilevante, non vuol dire nulla, sono solamente punti di inizio e di fine del processo. Qui è messo qui perché è vicino al primo, alla prima azione da svolgere, no? Non vuol dire che, se vogliamo, qua possiamo dire che suggerisce che tutto il processo viene scatenato dal cliente, cioè, se il cliente non facesse un ordine non avrebbe nulla, ma non ha un significato particolare mettere il pallino in una swimline piuttosto che in un altro.
Questo costrutto qua del 2000.000 lo trovo particolarmente utile, proprio perché ci permettono di separare il processo capendo meglio chi fa che cosa e soprattutto come devono collaborare i vari attori. Il termine attori lo riprenderemo poi tra un po', tipicamente la settimana prossima, quando cominceremo a parlare dell'aspetto dell'interazione tra il sistema informativo e l'utente, no? E dove l'attore è il termine che useremo per distinguere le varie tipologie di utenti, cioè il ruolo con cui tu, un utente si siede davanti al sistema informativo, a seconda di chi è lui, di qual è il suo ruolo, può fare certe cose oppure altre. No? Quindi però l'abbiamo buttato lì come termine, l'abbiamo cominciato a usare il termine attore, poi vedremo più formalmente come lo rappresentiamo nel diagramma di interazione. Questi tre diagrammi sono legati tra di loro, interazione, processo e classi ovviamente. Ok, ancora qualche piccolo approfondimento, senza soffermarsi troppo, che può tornare utile per alcuni tipi di modelli. Uno è se il diagramma, soprattutto per diagrammi o per di processi un pochino più complessi, cosa succede se io ho un diagramma molto complicato, per cui occuperebbe sei lenzuola per essere disegnato? Allora, c'è il modo di disegnare diagrammi di attività di tipo gerarchico. Cioè, a un certo punto, un determinato nodo attività, possiamo dire che non è un'attività semplice, atomica, come l'abbiamo chiamata ieri, dicendo, beh, questa è un'azione che inizia e si conclude, ma al suo interno è un'azione articolata, complessa, e quindi dovrebbe essere composta da tanti blocchi che sono collegati tra di loro. Ma per ragioni di disegno non riesco a farli stare tutti, o per ragioni di chiarezza. Allora posso definire un nodo che posso chiamare attività complessa. Questa attività è di tipo attività complessa, gli do il nome che voglio, è identificato da questa forchettina qua sotto, in basso a destra. In inglese lo chiamano call behavior anche questo nodo, perché dice, è un comportamento richiamato da altrove. Cosa succede? Succede che questo qua è semplicemente il nome di un altro activity diagram che spiegherà cosa avviene lì dentro. È come inserire all'interno dell'activity diagram un altro activity diagram che si svolge all'interno di questa azione qua. A livello, diciamo così, grafico, col tool è anche molto semplice, perché quando io ho un'attività complessa in activity diagram faccio doppio clic sopra, mi porta un foglio nuovo in cui disegnare l'activity diagram o in cui trovo l'activity diagram che avevo già disegnato in passato. Quindi è uno strumento di organizzazione, dal punto di vista della semantica del comportamento, è come se io prendessi l'activity diagram separato e lo mettessi al posto di questo blocco qui, mettendo il nodo iniziale e il nodo finale nella freccia di ingresso e nella freccia di uscita di questo blocco. Ma ovviamente dal punto di vista della chiarezza e dell'ordine di disegno può aiutare. L'altra cosa che non abbiamo ancora visto, ma può tornare utile a volte, è la possibilità di ripetere delle fasi del processo. Nel caso dei processi è molto meno importante che in un linguaggio di programmazione. Nel linguaggio di programmazione la possibilità di fare un ciclo è essenziale, se no non riesci a fare nulla. Qui è meno, perché già i processi sono cose che descriviamo più ad alto livello. Il fatto di dover ripetere delle fasi di processo, no, è meno frequente, ma in realtà si ottiene usando sempre gli stessi nodi che abbiamo usato per fare la scelta e il merge, con la differenza che questa volta il merge viene prima della scelta. I rombi sono uguali a quelli dei diagrammi di scelta e poi riunione sotto. Ma se vedete, quello che c'è sopra in alto è un nodo di merge, perché unisce due cammini in uno. Quello che c'è in basso è un nodo di scelta, perché da un solo cammino entrante ne ha due uscenti, uno che va verso il basso e uno che torna verso l'alto. Quindi se vi serve costruire dei cicli per delle parti del processo che si ripetono, lo potete fare usando questi nodi. In questo caso è un nodo in cui la condizione di ripetizione viene verificata dopo aver svolto almeno una volta l'iterazione.
con un do while in linguaggio C, tanto per capirci. Prima faccio la cosa, poi nella condizione while vado a vedere se è il caso di farlo almeno una seconda volta o una volta in più. Dicevo, si usa abbastanza, non dico abbastanza poco, ma decisamente di meno rispetto a un diagramma di flusso che usiamo per descrivere un linguaggio di programmazione, proprio perché nessuno ci vieta, ad esempio, questo intero ciclo di descriverlo in un solo blocco. Read list of items. Anziché dire, ti faccio vedere che li leggo uno per uno, li prendo uno per uno dal magazzino, potrei dire leggi una lista di elementi e prendigli tutti gli elementi della lista dal magazzino, raccontandolo un pochino più ad alto livello. Questo è un diagramma più che altro per semplificare l'uso del costrutto, però non si entra mai a questo livello nella descrizione di un processo. Magari il ciclo avviene perché l'utente si è sbagliato, perché l'utente vuole riprovare, perché non c'era il saldo, perché il voto non era giusto, allora ci sono dei motivi logici per cui una certa fase del processo deve essere ripetuta. Se la spedizione si è persa, allora ne faccio una nuova. O c'è un reso per cui deve tornare indietro e rispedirlo, perché classica procedura di dead on arrival, quando l'oggetto che tu vendi arriva già morto, arriva già rotto, e allora viene immediatamente rispedito, no? Alcune aziende hanno questa procedura. Allora, non è semplicemente per generare un loop all'interno del codice, è per far capire che ci sono fasi di processo che in alcune condizioni significative vanno ripetute. Vabbè, questo è il giochino del token, ma direi che non dovremmo avere grossi problemi a capirlo. C'è anche la variante in cui posso, come il while, valutare la condizione prima del ciclo e anziché dopo, prima del corpo anziché dopo. Allora, in questo caso ho un nodo di scelta un po' strano, diciamo così, che ha due ingressi e due uscite, fa sia da scelta che da merge tutto insieme, perché questi due ingressi, quindi fate un merge tra questi due flussi, tra il flusso entro per la prima volta oppure ritorno dopo esserci già passato, questi due flussi vengono fusi insieme, e subito dopo avviene una scelta se proseguire dritto, cioè facendo queste operazioni, oppure proseguire di lato, non ci sono più elementi da analizzare e quindi posso andare avanti. Il disegno è così, dal punto di vista logico, immaginatevi due rombi in sequenza. Il primo rombo fa il merge, il secondo fa la choice, no, uno attaccato all'altro. Però essendo attaccati, dal punto di vista grafico, si concede il fatto che ne possiamo disegnare uno solo. Ma l'ordine dell'operazione è prima vengono uniti i cammini e poi vengono ridivisi sulla base della condizione di guardia, come se fosse un nodo di scelta qualsiasi. Qui c'è una certa economia di notazione, nel senso che lo stesso simbolo viene usato sia per fare gli if sia per fare i cicli, nel caso dei diagrammi di attività, della modellazione di processo. Ovviamente io posso mescolare questi nodi di scelta usando anche a questo punto le frecce all'indietro che ti permettono di ripetere una certa parte del processo in un modo, se riesco, o meglio, se fortemente consigliabile, in un modo strutturato, oppure anche in un modo non strutturato, cioè potrei fare diagrammi arbitrariamente complessi, per cui qui ho un nodo di scelta che va su due cammini diversi e poi qui un altro nodo di scelta e quindi ho un terzo che alla fine torna all'indietro, ma non torna né a questo né a questo, per cui in realtà è un ciclo che inizia a metà di un processo, che rinizia a metà di un processo. Cioè, nessuno ci vieta del farlo, è solamente la prudenza che ci consiglia di non farlo, di limitare al minimo questo tipo di collegamenti non strutturati, perché altrimenti diventa molto difficile capire cosa fa il processo, capire quali sono tutti i casi possibili, no? Sempre il fatto di, come sempre nella progettazione, nella programmazione, il vincolare le scelte possibili aiuta la comprensione del progetto, no? Cioè, tutta l'ingegneria dice no, non fai le cose, non mettiamo insieme gli atomi arbitrariamente, no? Ma seguiamo per livelli delle costruzioni secondo una certa serie di passaggi, sapendo che magari ciò che otteniamo non è proprio l'ottimo che potremmo ottenere, magari facciamo dei passaggi in più di quelli che in teoria potremmo fare, ma
li facciamo in modo certo, in modo controllabile, perché sappiamo cosa stiamo facendo. E qui la stessa cosa, il linguaggio ti permette di fare ciò che vuoi, ma il linguaggio è più potente di te, per cui ti permette di disegnare anche cose che non capisci, che a un certo punto non capisci più cosa succede. No, fai fatica a comprendere, a mantenere, a modificare, poi soprattutto se sei una persona diversa che lo deve fare, o te stesso dopo 2 mesi, che ovviamente hai fatto altre cose nel frattempo, torni indietro, provate a riprendere in mano una cosa che avete fatto 2 mesi fa, ci vuole un attimo a capire se l'avete fatta in modo disordinato, a capire cosa avete fatto voi stessi, figuratevi un altro a distanza di 20 anni, no? Se agganciamo i ragionamenti che facevamo ieri. Quindi, come sempre, c'è un trade-off tra cercare di compattare il più possibile oppure cercare di fare qualcosa di più facilmente documentato e organizzato. Ok, l'altro costrutto, che è quello che si chiama, un nome un po' strano, terminazione implicita, è quello che ci serviva prima, cioè un modo per distruggere un token quando non ci serve più. Per cui magari veramente c'è un token che non serve più a niente perché quell'attore, oppure quel flusso di esecuzione non crea dipendenze, quindi di fatto non abilita null'altro in seguito. Allora, per distruggere quel token, l'unico modo, diciamo così, che conosciamo finora sarebbe mettere una barretta di join subito prima la fine del processo. Subito prima la fine del processo, in modo che quel token lì non vada a bloccare nulla, quell'operazione di sincronizzazione lì non vada a bloccare nulla, tutto il resto deve andare avanti. E quindi blocco solamente la fine del processo, ma tanto quando gli altri token arrivano lì posso finire. Oppure per comodità, per rendere più esplicito il fatto che quel token lì in realtà non serve più, non va più a abilitare nulla, posso usare questo nodo di, appunto, il nodo si chiama terminazione implicita, io la chiamerei quasi terminazione parziale, nel senso che termina quel flusso di esecuzione. Quando il token arriva qui, viene distrutto. Quando il token arriva qui, viene distrutto. Non ha senso, forse in questo disegno, distruggerlo in ambo i lati, perché altrimenti non ho più nessun token e il processo non può più andare avanti, no? Però era un esempio. Qui fa capire che ovviamente quando sono qui il token viene diviso in due, perché siamo in un nodo di tipo fork, e ciascuno dei due token va avanti indipendentemente, ma quando esce dal blocco viene distrutto. E a differenza del nodo terminatore, avevamo visto ieri che quando il token arriva nel nodo di terminazione dell'attività, quello con i due cerchi, vengono distrutti tutti i token di quel diagramma di attività, in questo caso viene distrutto solo questo e l'altro rimane in vita, fino a quando non troverà anche lui qualcosa che lo distrugga. Mentre la differenza, appunto, se questo fosse un nodo di terminazione, esplicita terminazione dell'attività, il fatto che questo token di sinistra arrivi al nodo distrugge anche l'altro token, no? Perché termina completamente l'attività. Quindi un conto è terminare un ramo tra i rami paralleli dell'attività che si stava svolgendo, un conto invece è terminare l'attività nel suo complesso. Va bene, questi sono i costrutti che ci interessano. Proviamo magari, così anche un po' in preparazione all'esercitazione della settimana prossima, a riprendere il nostro esempio che avevamo già fatto in aula sul modellazione concettuale, no? E provare, questa mezz'ora che ci rimane, a modellare, cominciare a modellare, non ce la faremo in mezz'ora a finirlo, il processo sottostante alla prenotazione alberghiera, no, di cui avevamo già fatto il modello concettuale. Quindi io spero di aver salvato da qualche parte, no, di sicuro l'ho salvato, ne so anche dove, quindi il, non è qui, aspetta, 2013-2014, il diagramma delle classi che avevamo fatto, relativo a questo caso, e adesso proviamo a creare
un diagramma di attività corrispondente. Andiamo un po' a rivedere prenotazione permanente alberghiera. Qui si parla di prenotazione, si parla di due fasi completamente separate, no? La prenotazione e poi la permanenza. Quindi a livello macro, proprio visto da 2 chilometri di distanza, questo processo me lo immagino come due blocchi. Un blocco prenotazione, potremmo modellarlo con un'attività complessa se vogliamo, oppure semplicemente con una serie di azioni, ma che a livello strutturato costituiscono un unico blocco che gestisce le prenotazioni, e poi segue un blocco che gestisce la permanenza, cosa succede quando l'utente arriva. Questo secondo blocco tra l'altro è opzionale, cioè può darsi, è anche previsto, che l'utente non arrivi nel giorno previsto. Quindi il blocco della permanenza può effettivamente avvenire oppure non avvenire la permanenza, e c'è la gestione delle penali nel caso in cui la persona non arrivi. Oppure c'è ancora il terzo caso, che è quello in cui l'utente annulli la prenotazione prima della data e quindi viene semplicemente annullata senza nessuna penale. Alcune informazioni che sono su questo testo, tipo che il fatto che la prenotazione avvenga al telefono oppure sul sito web, a livello di processo non le vediamo. Non ci interessano. Ci interessano che l'utente abbia dato un'informazione al gestore dell'albergo, che questa informazione avvenga in questo momento e che questa informazione permetta di sbloccare una certa attività, una certa azione che viene compiuta. Il fatto che questa informazione sia per telefono, su web o via piccione viaggiatore non cambia la sostanza del processo. Quindi queste informazioni nel modello di processo non sono importanti, a meno che la modalità con cui viene fornita l'informazione in qualche modo non cambi il modo con cui si svolge il processo. Allora in quel caso è importante. No? Per cui, che ne so, se ho prenotato per telefono, suppongo io, non so, la butto lì, ho bisogno, che ne so, del numero di carte di credito per garantire la prenotazione. Se invece l'ho fatta su web, magari no. Non è vero, ma era per provare a fare un esempio. Ok. Dopo la prenotazione è possibile cancellare la prenotazione senza alcuna penalità, fino a una settimana prima della data. Altrimenti negli ultimi 7 giorni è possibile cancellarla con una penalità, oppure, diciamo così, la cancellazione è implicita, automatica, nel momento in cui sia arrivato il giorno della prenotazione e l'utente non arrivi. Quindi in realtà ci sono 3 modi diversi di cancellare una prenotazione: cancellarla prima di 7 giorni, cancella senza penali, cancellarla entro 7 giorni della prenotazione, e quindi c'è una cancellazione con penale, oppure non presentarsi all'hotel nel giorno giusto, e questo implica una cancellazione con penale. Da qui non c'è scritto se questa penale di addebito nel caso di no show e la penale di cancellazione entro 7 giorni siano uguali oppure no. Io credo che siano diverse. Avrebbe senso che fossero diverse, se no è interesse del gestore dell'albergo il fatto che le persone disdicano un appuntamento con anticipo in modo da poter rivendere la camera. No? Quindi se proprio non viene quel giorno, tipicamente in quest'ultimo caso la penale è il costo dell'intera notte, cioè quella notte lì te la faccio pagare tutta, mentre in altri casi magari sono una frazione di questo. E quindi non è lo stesso blocco, ma saranno 2 blocchi diversi, 2 parti diverse del processo. E poi c'è la parte finale del checkout, eccetera, eccetera. Allora, proviamo un po' a disegnarla, vediamo se ci sta tutto. Abbiamo detto, iniziamo con la
prenotazione, quindi iniziamo con l'inizio del processo, il nodo di inizio, poi ci sarà il nodo di fine che prima o poi riusciremo a piazzare. La prima operazione qual è? È il fatto che il cliente prenoti. Cliente prenota e non dice molto su questa prenotazione qua, quindi semplicemente io vedrei un cliente che effettua la prenotazione e l'albergo che riceve la prenotazione, registra la prenotazione, finisce lì. Quindi abbiamo, questo è il nodo action, quindi abbiamo invio prenotazione e abbiamo la registrazione della prenotazione. Questo avviene ovviamente in sequenza. Allora, come facciamo a collegare i nodi? Sempre qua ci posizioniamo col mouse vicino, prendiamo la freccia e la portiamo all'altro nodo successivo, così lui si ricollega da solo. Se vogliamo essere più precisi, possiamo indicare che l'informazione che viene passata da questo processo a quest'altro processo è la prenotazione, l'oggetto di tipo prenotazione. Ricordate, qui ho aperto lo stesso progetto in cui avevamo già fatto il modello concettuale e avevamo un oggetto di tipo prenotazione, una classe prenotazione che comportava tutte le informazioni sulle camere, eccetera, e anche attraverso questa relazione sul cliente, su qual era il cliente che aveva fatto la prenotazione. Quindi in realtà l'informazione che viaggia da qui a qui è proprio la prenotazione, un oggetto di tipo prenotazione. Allora, se lo vogliamo fare possiamo aggiungere, dov'è l'oggetto? Aspetta. Qua, object node, somiglia un po' a questo, ma questo qua è lo split. No, queste sono le swim lane. Il nodo oggetto che possiamo piazzare qui, che è un oggetto che possiamo chiamare la prenotazione, che è di tipo due punti prenotazione, che è il tipo che avevamo definito prima noi. Quindi in realtà, volendo, possiamo, anziché definire questa sequenza in questo modo, essere più espliciti e far vedere che questa dipendenza comporta il trasferimento delle informazioni che stanno in un oggetto di tipo prenotazione, che l'albergo può. Quindi in questo modo, in qualche modo sto dicendo, cosa deve fare l'utente per inviare la prenotazione? Ebbene, deve fornirmi i dati, quali? Quelli che sono indicati da questo tipo di oggetto. E questi stessi dati verranno poi registrati dall'albergatore o dal sistema informativo dell'albergatore, esattamente quei dati lì, e costituiscono una prenotazione valida. E qua abbiamo più o meno finito la parte iniziale, quella di prenotazione. No? Non c'è altro da fare. A questo punto aspettiamo. A questo punto aspettiamo e possono succedere diverse cose. Può succedere che arrivi una cancellazione, oppure può succedere che arrivi la data della prenotazione. Quindi a questo punto siamo in attesa di un evento che può arrivare. Anzi, di due eventi diversi che possono arrivare in alternativa. Uno è un evento, chiamiamolo asincrono, cioè l'utente che a un certo punto mi telefona, o scrive sul sito web, non ci importa come, e mi dice no, voglio annullare. Questo è un evento imprevisto, arriva quando vuole. L'altro invece è un evento sincrono, cioè il tal giorno arriva, so che è il 7 di novembre, quello lì arriverà arriva precisamente in quel giorno lì, non è che arriva in modo inatteso, in modo probabile o improbabile. Allora, questo lo possiamo gestire con un
pattern simile a quello che abbiamo visto nell'esempio di prima, cioè faccio uno split con due blocchi di attesa, uno basato sul tempo e l'altro basato su un segnale esterno. E poi vedo quale dei due si verifica per primo. Quindi avevamo detto, dopo la prenotazione, io posso fare uno split, quindi magari qua dal punto di vista grafico riorganizzo un pelino le cose. Scusa. Faccio uno split e a questo punto in avanti possono succedere due cose. A me interessa quale succede per prima. Quindi però ho due attività entrambe abilitate. Quella che aspetta l'annullamento e quella che aspetta che arrivi la data del soggiorno. Quindi l'annullamento è un blocco di ricezione segnale, annullamento, e l'altra attività possibile è invece aspetta la data della prenotazione. Entrambe queste attività sono abilitate contemporaneamente, una delle due scatterà per prima. Adesso, nel caso in cui ci sia l'annullamento della prenotazione, quindi magari seguiamo il ramo di sinistra, devo fare due cose. La prima è verificare, se devo fare due cose, devo fare cose diverse a seconda che sia entro i 7 giorni o non sia entro i 7 giorni dalla data del soggiorno. Okay? Quindi devo chiedermi innanzitutto dov'è il rombo di scelta, che non lo vedo. È qua. Devo chiedermi se sono o non sono entro i 7 giorni. Perché se sono entro i se sono più vicino di 7 giorni, devo far pagare la penale. E poi in ogni caso dovrò cancellare la prenotazione vera e propria. Quindi avrò due nodi in cui ho un'attività di addebita penale. Nel caso in cui, no, non qui, scusate, ma così, okay. Questo addebita penale avrà una guardia, e dove la scrivo la guardia? Quando seleziono l'arco, posso scrivere qua, vedete che c'è un campo guardia, quindi vado di qua se mancano meno di 7 giorni. Altrimenti non ha debito nessuna penale, quindi non ho nulla da fare. Posso riunire i flussi qua sotto. Facciamo un disegno un pochino più carino, più o meno, insomma, accontentiamoci. E questo altro arco ha come guardia else. Quindi se mancano meno di 7 giorni ha debita penale, altrimenti non far nulla e poi invece annulla la prenotazione. Quindi questo c'è, annulla prenotazione. No? E poi ho finito. Cioè non ho più niente da fare. E quindi qua posso, arriverò al termine. No? Perché non fai quello che voglio? Posso arrivare al termine del processo, poi ci arriverò anche dall'altra strada, ma da qua sicuramente non ho più nulla da fare. Arrivo al termine del processo, il che mi distrugge anche l'eventuale token che era rimasto in attesa qui. Perché ormai è annullato, è inutile che io aspetti che arrivi.
Poi il ramo destro invece dice, gestisce il caso in cui l'utente non cancelli. Allora, quando arriva il giorno giusto, può darsi che lui si presenti oppure non si presenti. Quindi anche qua metto un nodo di scelta, perché in quel giorno lì lo so se si è presentato o no, avrò un nodo di scelta che decide se si presenta o no. Se non si presenta, e gli addebito la penale per il non show. Quindi addebita penale no show. E questo, dicevo, che come guardia ovviamente al caso non si presenta. E poi boom, ho finito, non devo fare altro. Ormai la prenotazione non c'è bisogno di annullarla, è già passata. In realtà, se fosse una prenotazione per più giorni, devo capire come gestirla, ma probabilmente se non compare il primo giorno e non ti fai sentire, annullo automaticamente anche le prenotazioni dei giorni successivi. Quindi forse qua un blocco di annulla prenotazione ci può stare. Residua. È una cosa leggermente diversa dall'altra perché annulla la prenotazione per i giorni successivi. E poi ho finito. Poi c'è il caso fortunato in cui finalmente questa persona si presenta. Allora, se la persona si presenta, andiamo un po' a rileggere il testo. Dopo la scadenza, il giorno della scadenza, quando il cliente si presenta all'albergo, l'addetto alla reception registra l'arrivo e assegna la camera. Registra l'arrivo, assegna la camera. Ok? Poi questo è il caso che abbiamo già visto. E poi c'è il giorno di fine della prenotazione, il cliente si reca alla reception e effettua il checkout, che viene registrato dall'addetto alla reception, eccetera, eccetera. E il sistema addebita il pagamento. Quindi, le azioni nell'ordine sono, a questo punto, il check-in, quindi la registrazione dell'utente, assegnazione della camera e poi il check-out e il pagamento. Sono quattro azioni che avvengono in sequenza, non c'è modo di farle in modo diverso, in ordine diverso. No? Quindi questo è facile, nel senso che ci sono quattro blocchetti, tutti in sequenza. Che sono registro utente, assegna camera, poi c'è il checkout, cioè quindi l'utente lascia la camera e addebita il soggiorno all'utente. Se vogliamo, adesso poi dipende un po' come vogliamo modellare il processo, ci potrebbe essere un'altra attività qua in mezzo che si chiama la permanenza. Cioè, l'utente sta lì. Dipende se vogliamo modellare anche ciò che fa l'utente o ciò che dobbiamo fare noi come gestore dell'albergo. E tutto questo avviene in modo strettamente sequenziale, direi. E quindi andiamo avanti di frecce. E una volta che ho debitato il soggiorno non ho più nulla da fare. La permanenza l'ho messa un po' da parte perché è un lavoro che fa l'utente anziché il lavoro che dobbiamo fare noi. Se fossero del swim lane l'avrei messo in swim lane diverso. Qui per renderlo un pochino più strutturato avrei potuto mettere, anzi possiamo anche farlo, un nodo merge che chiuda questa scelta qua sotto. Tanto il nodo merge non fa la sincronizzazione, non aggiunge complessità. Possiamo metterlo. E quindi spostare questo qui. Spostare questo qui. Non cambia nulla, no? Dal punto di vista logico, perché...
Riquadra. Quindi abbiamo la parte di prenotazione più semplice e poi la parte di gestione delle cancellazioni, gestione delle permanenze, che sono tre blocchi separati praticamente. Poi, se volessimo aggiungere altro dettaglio, ma qui non starei a complicare la figura, ricordate che qua abbiamo un oggetto camera che è generato dalla assegna camera. Allora, su questa transizione qui, sequenziale, potrei mettere un nodo oggetto che dice ok, assegna camera, genera l'informazione della camera che va all'utente, per cui l'utente sa che deve fare la permanenza in quella camera lì. È un'informazione che va da qui a qui, qual è l'informazione che va da qui a qui, quindi dal bancone della reception all'utente, è il numero di camera. Quindi qui sotto c'è un oggetto di tipo camera. E così via, no? La permanenza era l'oggetto di tipo permanenza, è l'oggetto che mi serve, che genero qua alla registrazione dell'utente e poi mi servirà per fare l'addebito del soggiorno, perché lì nell'oggetto permanente c'è tutta l'informazione su quanti giorni è stato, in che stanza è stato, qual era il suo preventivo e cosa ha mangiato dal minibar, no? Mi sembra che avessimo anche aggiunto il minibar lì dentro. Però, appunto, adesso non voglio distruggere il disegno aggiungendo troppi dettagli, ma andando avanti ovviamente si possono aggiungere queste informazioni. Però almeno mentalmente l'esercizio di coerenza tra processo e modello concettuale cerchiamo di farlo. Cioè cerchiamo di chiederci nelle varie frecce che informazione viene veicolata e se nel modello concettuale ce l'abbiamo questa informazione. No? È un po' un controllo incrociato, di non aver dimenticato nulla del modello concettuale o viceversa, di non accorgerci che nel modello concettuale avevamo definito degli oggetti che poi qua non vengono mai usati, non c'è mai un'occasione in cui verrebbero usati, allora vuol dire che abbiamo dimenticato un pezzo di processo o viceversa. No? Quindi anche se non disegniamo tutti i dettagli, anche perché sennò diventerebbe magari troppo complesso, almeno mentalmente questo controllo di coerenza è opportuno farlo. Domande? Modi diversi di farlo? No. Allora, direi che per oggi abbiamo concluso. In laboratorio, settimana prossima avrete esercizi di questo genere.